Allora, sono qui in Solidox e ho messo a posto il mio file in Solidox, dove ho messo tutte le curve principali per una ruota dentata ellittica. E dunque ho messo la primitiva, ok, questa qua è in rosso, ok, l'evoluta che non si vede della primitiva, che è questa forma qui, il raggio di curvatura nei due modi, ok, che ho comunque nascosto, questo posso anche sospendere anche questo. Poi ho messo la curva di base, che è questa qui, ok, questa qui viola. Poi la curva di testa, che è quella più esterna, e la curva di piede, che è questa qui, ok, che è quella verde. Adesso proviamo ad andare a modificare. Modifichiamo questo aumentando magari fino a 32. Faccio CTRL, ok, si modifica questo, però devo fare CTRL Q, in modo che si rigeneri tutto. Vediamo, ci mette un po'. Ok, e dunque le curve si sono messe a posto. Proviamo ancora qualcosa, magari possiamo provare ad andare a ridurre questa qui e proviamo a mettere 50, 48, 48. Ok, vediamo come fa. CTRL Q. Vediamo, ci mette un po', deve fare tutti i calcoli. Ok, e dunque abbiamo la curva esterna, l'ellisse primitiva, la curva di base e la verde, che è il piede, la curva di piede. Va bene, ok, l'altra cosa che cambiamo ancora, vediamo, possiamo mettere qua, mettiamo 60 e qui chiudiamo e qui mettiamo 46. Ok, andiamo a vedere come cambia. CTRL Q, e dovrebbe cambiare, mettersi a posto giusta. Sì, che in pratica, vabbè, dovrebbe andare bene, dovrebbe, sperando di non aver fatto qualche errore, però dovrebbe essere giusto. Vabbè, dunque, con questo video è semplicemente per far vedere la curva primitiva, cioè l'ellisse primitiva di base di testa, e la curva di base di testa e di piede, per le ruote dentate ellittiche di secondo ordine. Vabbè, spero di essere stato utile e ci vediamo alla prossima, arrivederci.